Buongiorno a tutti, è molto importante per me oggi partecipare a questo incontro e dare il mio contributo, innanzitutto perché continuo da trasferita a Roma ad amare profondamente Genova e la mia Liguria, quindi sono felice di essere oggi con voi, anche se solo in video, e poi perché nella mia vita ho sempre seguito percorsi definiti per così dire più maschili che femminili ed è importante portare la mia testimonianza prima da bambina, da ragazzina che ha scelto uno sport che tutti definivano da maschio come il lancio del martello, subendo poi anche tutta una serie di stereotipi, di osservazioni che una bambina comunque non dovrebbe mai ascoltare, come che uno sport da maschi potrebbe rovinarti, che uno sport da maschi potrebbe farti diventare brutta, come se le bambine fossero un oggetto che non si deve rovinare, che non si deve scomporre. E dopo, con il mio impegno che mi ha portato fino a ricoprire la carica che ricopro adesso, cioè quella di vicepresidente vicario del CONI nella politica sportiva, che è un altro ambiente definito, insomma, dai più maschile. E devo dire che questo tipo di percorsi mi hanno sempre molto interessato, ma anche sfidato, e ho sempre avvertito che stavo su un percorso nuovo, poco battuto, e questo sicuramente è stato un punto di forza. Ha implicato anche tanti sacrifici e a volte anche stringere i denti di fronte a certi preconcetti, di fronte a certe così, come dicevo prima, di certe osservazioni e stereotipi che sono duri a morire, ma credo che la testimonianza e la presenza possano fare molto più di tante frasi fatte, di tante parole. L'impegno quotidiano in un percorso che viene definito non per le donne, e portare questo impegno, anche come sto facendo oggi o come mi piace sempre fare nei convegni dove si parla della condizione delle donne nella politica sportiva, nel mondo dello sport o nel mondo in generale, è importante, perché credo che la chiave sia ispirare le nuove generazioni a percorrere percorsi che non siano usuali, che non siano predeterminati per le bambine. Quindi non usiamo più i termini sport da bambine, un lavoro da donne, non esistono, sono differenze che non esistono più. Mi piace pensare alle pari opportunità nella loro accezione più attuale, più moderna, cioè delle pari probabilità. Per un conto è la pari opportunità di accedere a una carica, un conto è la reale probabilità che ha una donna di stare in una posizione di potere, una posizione di comando. Queste sono delle sfumature all'interno di un concetto veramente importante, e credo che la società si debba mettere in condizione di dare alle donne pari probabilità, e questa è la svolta. Thank you.